sei proprio sicuro che la prima visita e la panoramica siano completamente gratuite? Sì, sì, l'ho letto sul sito e me l'ha confermato anche Emma. E chi sarebbe questa Emma? È una delle operatrici del sito amicodentista.com. Risponde in chat agli utenti. Così ieri le ho fatto alcune domande, è stata gentilissima e mi ha spiegato le funzionalità del sito, visto che c'è grande trasparenza. Ci sono le tariffe, gli orari, così ho deciso di prenotare online. E allora le ho lasciato numero di telefono, la mail, certo, unicamente per prenotare l'appuntamento di oggi. Lei mi ha spiegato tutto e poi oggi mi ha pure richiamato per ricordarmi dell'appuntamento. Emma. Emma, sì. Emma. Sarei proprio curiosa di conoscerla, questa Emma. Siamo arrivati. Buongiorno. Oh. Buongiorno, dottor Pedone. Signor Tolomelli, vero? Sono Mario. Buongiorno. Benvenuti nella nostra clinica. Grazie. Grazie. Complimenti, è bellissima. Sembra di essere in un aeroporto. Non è un caso. L'abbiamo fatta apposta per togliere l'ansia dell'andare dal dentista con magari una sala d'attesa con le riviste strappate, spiegazzate e le sedie tutte diverse fra loro. Quindi siete in un ambiente che, richiamando un aeroporto, vi dovrebbe mettere tranquilli. Infatti c'è anche il tabellone. Il tabellone fa parte proprio del nostro progetto. Puntualità, informazione e trasparenza. Quindi sa esattamente a che ora andrà su e se dovessimo fare ritardo, sa di quant'è questo ritardo e può organizzarsi mentre noi risolviamo il problema. Del resto la puntualità, l'informazione e la trasparenza fanno parte proprio anche del nostro sito, dove pubblichiamo con chiarezza ciò che facciamo e le tariffe. Sì, è vero, il sito è di grande aiuto. Meno male. Per noi il consenso informato deve essere davvero informato, se no che consenso è? Ci occupiamo dei suoi denti? Va bene. Andiamo su, seguitemi. Andiamo. Sara, noi andiamo su. Andiamo, serie, eh? Mi raccomando, eh? Basta, basta backstage.